volta in cui l'innovazione era una parola vuota oppure una parola per riempire i convegni dei politici, oggi è diventata finalmente non solo una cosa popolare che riguarda le famiglie, riguarda i bambini, riguarda gli anziani, ma è diventata davvero l'unico strumento per far crescere di nuovo questo paese. Per questo abbiamo lanciato un progetto, si chiama Gon Italia, che punta a far diventare finalmente digitale questo paese, non con la banda larga, ma cambiando la testa e il cuore delle persone. Un atto di generosità, si tratta di affiancarci a quelli che non sanno fare la rete, non sanno usare la rete, pensano che sia difficile portarli nella rete. Questo riguarda i ragazzi nelle scuole, ma riguarda per esempio anche le imprese. Le imprese italiane sono le peggiori d'Europa per uso della rete e vendite online con l'e-commerce. Questa roba qui va superata ed è l'unico strumento, l'unica possibilità per uscire dalla crisi economica in cui siamo. Abbiamo deciso di partire con Gon Italia in Friuli Venezia Giulia. Grazie anche all'appoggio del Presidente Serracchiani, in questi mesi verificheremo seriamente la possibilità di far partire Gon Friuli Venezia Giulia già dall'inizio di gennaio e speriamo tra un anno di aver fatto diventare il Friuli Venezia Giulia la prima regione italiana per competenze digitali.